Cominciamo all'ottantesimo, dai. Non so chi segna, perché sennò altrimenti aprimo uno studio di chiromante, però dai. L'Ascoli è una buona squadra, però noi siamo, credo, superiori sulla carta. Prima di ritorno, l'anno scorso siamo partiti più o meno sulla stessa linea, poi abbiamo vinto i playoff. Beh, quest'anno il presupposto è buono. Dai. Quindi sei soddisfatto del girone di andata? Perché abbiamo giocato il girone di andata. Ecco, appunto. Sì, non ci possiamo lamentare. No, non è andata bene. Calciomercato, acquisti, vendite. Aspettiamo. Baclè, non ne parliamo. Abbiamo già vinto 2-0, doppietta di Maniero. Ah, però, le idee chiarissime. Molto chiare. Oggi è il giorno di Maniero. Bene, bene. E invece il girone di andata, un'impressione di quello che è stato il passato? Ottimo girone, abbiamo fatto un ottimo girone e complimenti all'allenatore, al mister che è il numero uno di tutta la Serie B, mister Braglia. 2-0 per il Cosenza. Ah, ma questo 2-0... Tutino. Ah, Tutino. Speriamo bene. Invece il girone di andata, com'è andato? È andata bene, come è andata lo sanno loro, però oggi dobbiamo vincere. Matematicamente. Minimo. E invece parlando di calciomercato al volo. Ciao potremmo fare. Speriamo la di vincere. La quadra paura non ne ha. Vinciamo oggi, sì. Siamo sicuri? Poi me la prendo con te se non vinciamo. Ti aspetto fuori dopo. Pronostico 2-0 per il Cosenza. Dice benissimo. Il girone è andata soddisfatto? Soddisfatto. Si poteva fare qualcosa in più, ma va bene così. Va bene, dai, non ci lamentiamo. Forza Lupi sempre. Sì, è proprio una vergogna, non solo l'allenatore come fa a questa formazione mette in campo, è proprio una delusione. È una partita un po' così, terzo 0-0 consecutivo, no, così non ci salviamo secondo me. Cos'è che non è andato bene? Non abbiamo attaccato proprio, cioè, gli ultimi 10 minuti, non va, così è difficile, ma speriamo. È una brutta partita, però noi non demordiamo, dobbiamo mantenere sempre un atteggiamento positivo, perché il Cosenza riuscirà a centrare la salvezza e che non dobbiamo diciamo, perderci d'animo, perché il Cosenza è una grande squadra, anche se oggi abbiamo giocato male. L'Ascoli mi è sembrata un'ottima squadra, il terreno di gioco non ci ha aiutato, però dobbiamo mantenere sempre uno spirito positivo e non dobbiamo criticare i primi passaggi, le prime cose, perché il nostro ruolo è quello di tifare. E questo è il mio augurio, che sono sicuro che Cosenza riuscirà a centrare la salvezza. È stato un Cosenza molto meno reattivo di come era prima. Siamo ritornati come prima, 0-0. Anziché andare avanti, andiamo indietro. Partita strana, l'ho definita una partita strana. Oggi non eravamo organizzati per nulla, mentre l'Ascoli sicuramente ha approfittato di questo nostro momento, che doveva essere sicuramente più positivo, partire sicuramente meglio. È andata così, continuiamo. Abbiamo bisogno di acquisti. Sugli acquisti non lo devo dire io, lo sappiamo tutti, è il gol che non riusciamo a centrare, quindi l'acquisto ci vuole assolutamente. Qualcuno se n'è andato, qualcun altro si può prendere, si deve prendere. Sulla partita purtroppo si vedeva già dall'inizio che era un pareggio, perché hanno giocato tutti e due con lo stesso modulo, quindi ci dispiace perché era una partita importante da vincere. Andavamo a 2 punti da loro sotto, però visto che anche il Carpi, se non ricordo male, il Padova, chiedo scusa, mi sembra che ha vinto in casa con il Verona, quindi era importante vincere. Peccato, speriamo che a Verona ci andiamo a prendere i 3 punti che si sono presi. Pazienza, è andata così. Peccato per la traversa, però se continuiamo a giocare così senza fare acquisti non si va da nessuna parte. Buoni calciatori, se no siamo rovinati. La gente sta venendo a Lucano. Possibile che ogni domenica competiamo per una partita. No, sogna Lucano, sogna Reggiato 0-0. Tra la luce bene. Elisa! Lo diciamo al nostro presidente che ha di pigliare i provvedimenti. Ci vuole un giocatore, se no parte non ne vinciamo. Ha di cacciare i sordini, un pubblico utena. Gli facciamo una bella colleccia. Sì. Facciamo una bella raccolta di soldi, gliela diamo a Guarascio, così va a comprare qualcuno. Perché solo così. Così non si può tirare. Se muore con l'ospedale d'Annunziata.
c'è una parte di Elisabetta che ne prepara le cotolette con le polpette e le scirobette. Presidente Angiolino, tutti i cosenti ti aspetta che hai fatto io, non si ha fatto nessuno. Sì, chiude, 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 che stai parlando alla televisione, poi bisogna. C'è Rita Babone e Sofia Loren. Hai capito, presidente? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono un italiano vero. Con questo vi saluto. Presidente, a più presto possibile il provvedimento. E che c'è i soldini, perché un pubblico che senso tiene. Siamo tutti invidiati dalla Calabria, maggiormente gli spazi che cantano. Arrivaci che lo chi quello che lo mo. Ciao. Ciao ciao bambine. Buonasera. Del Cosenza, come ha appena finito di dire il nostro magno tifoso, qualcosina in più davanti ci vorrebbe. Speriamo bene per le prossime. Che se non compriamo un attaccante. Siamo vediamo bel calcio ma senza frutto. Fino ai 20 metri giochiamo alla grande, poi sfuma. Siamo un po' delusi, la verità. Quindi... Però ci siamo sempre sul pezzo. Grazie. Niente.